Inizia il girone di ritorno nel massimo campionato femminile con le campionesse d'Italia in carica della GSM Verona impegnate a Torino sul campo del neopromosso San Bernardo Luserna. Mister Longega deve rinunciare in avanti all'infortunata Tatiana Bonetti e opta per l'innesto del difensore Veronica Belfanti nello schieramento titolare, con Ledri e Di Criscio avanzate nel pacchetto di centrocampo. Le scaligere prendono gradualmente campo e provano le prime conclusioni con Ledri e Carissimi. Capitan Gabbiadini prova la girata in porta da dentro l'area, ma Serafino è attenta. Verona in vantaggio alla mezz'ora. La numero uno piemontese Serafino esce su Pierone. La sfera perviene però alla solissima Michela Ledri, che insacca nella porta sguarnita. Il Luserna prova a pungere in mischia, ma è sfortunato nel rimpallo. Su capovolgimento di fronte, Gabbiadini, forse credendo che il gioco sia stato fermato, calcia incredibilmente a lato. Dopo 48 minuti di gioco molto spezzettato, si va a riposo con l'esiguo vantaggio gialloblu. Il Verona appare molto determinato in avvio di ripresa, ma la palla non vuol saperne di entrare a pochi centimetri dalla linea di porta. Scaligere vicinissime al gol con Fuselli, che riceve l'assist di Pierone e incorna colpendo l'incrocio dei pali. L'assedio nell'area piemontese provoca un calcio di rigore all'ottavo minuto per un fallo di mano in mischia. Gabbiadini si incarica della battuta dagli 11 metri, ma la sua conclusione è debole e Serafino para. Clamorosa traversa colta da Melania Gabbiadini, che spara una bordata a botta sicura, ma la sfera non vuole entrare. Ledri crossa dalla sinistra e il pallone va ancora ad accarezzare la traversa. Dopo una serie innumerevole di tentativi, la GSM Verona perviene finalmente al raddoppio. Ledri rimette in mezzo dal fondo, velo di Gabbiadini per la neoentrata Ramera, che insacca. Valeria Pierone sfiora la terza marcatura, ma il pallone termina di un nulla a lato. Rete rinviata solamente di un minuto, perché sempre Pierone trova la giocata giusta ed infila il pallone dello 0-3. Con una seconda frazione sempre all'assalto, le gialloblu legittimano una vittoria che avrebbe potuto assumere proporzioni anche più larghe. Non cambia nulla in vetta, con le veronesi che inseguono ad un punto il terzetto di testa. Perde terreno invece il Tavagnacco, frenato sul pari a Ravenna. Sabato prossimo Gabbiadini e compagne torneranno finalmente sul terreno amico di Via Sogare per affrontare il Sud Tirol.